Buongiorno a tutti dal vostro Roberto Nitro di Swiss Nitro Racing. Tiriamo giù un po' il finestrino e cominciamo a sentire un po'. Beh, che dire, suona molto bene. Buongiorno a tutti dal vostro Roberto Nitro di Swiss Nitro Racing. Ci troviamo qua al campo volo del piano Magadino perché è l'unica strada in cui questa macchina dovrebbe circolare. Ebbene sì, è l'M6I63 con motore V10. Voglio fare un altro video in quanto poco tempo fa ho scoperto una stampa per la presentazione di questa macchina del 2005. E ho scoperto cose veramente interessanti che voglio condividere con voi. Ma prima la sigla. Bene, come vi dicevo, pochi giorni fa ho scoperto questa press della stampa BMW del maggio 2005. Vi faccio vedere direttamente un documento ufficiale che descriveva la nuova uscita dell'M6E63. Questa auto ha un motore naturalmente 5000, V10, 507 cavalli, 520 Nm di coppia e tanta tecnologia derivata dalla Formula 1. E leggendo questa press ho potuto estrapolare così dei concetti che forse non tutti sanno, ma che per l'epoca erano veramente all'avanguardia. Quest'auto innanzitutto è stata disegnata da Chris Bangle, che all'epoca aveva fatto scalpore per le linee un po' troppo squadrate, un po' troppo strane, un po' come adesso la nuova BMW M3 con quell'enorme griglia che non a tutti piace. Comunque adesso sta diventando una vera icona, perché il motore V10 a questo livello, con questo numero di giri, 8250 giri, quindi un vero motore tecnologicamente avanzato da Formula 1, sul mercato c'è solamente una Lamborghini Huracan, che è totalmente un'altra macchina. Ma andiamo a vedere in dettaglio che cosa BMW diceva riguardo l'M6, l'uscita dell'M6. Innanzitutto BMW ci tiene a sottolineare che quest'auto supera per la prima volta il magico limite dei 100 cavalli litro. Inoltre descrive molto bene il motore: due bancate da 5 litri del V10 sono disposte con un angolo da 90 gradi. Il basamento ha una struttura bed plate, l'albero a gomiti estremamente rigido ha 6 cuscinetti da banco. Questa era una tecnologia da Formula 1 all'epoca. Altra cosa importante che ha questa auto: il variatore di fase doppio Vanos assicura un funzionamento perfettamente adeguato degli alberi a camme. In questo modo si possono ottenere tempi di variazione estremamente brevi. Nella pratica ciò significa più potenza, migliore andamento della coppia, ottima progressività, consumi minori ed emissioni meno inquinanti. Stiamo parlando sempre del 2005, quest'auto è del 2006. Il consumo di quest'auto è 13,2 litri per 100 km, quindi diciamo che consuma poco per la gamma. Comunque, se si va normalmente, il consumo è quello di una macchina normale. Altra cosa è le emissioni: qui stiamo parlando di 357 grammi per chilometro, che al giorno d'oggi, con la problematica del cambiamento climatico e di tutto questo discorso dell'ibrido elettrico, necessariamente fanno sorridere. Però per la prestazione, stiamo parlando di un motore da Formula 1, per la prestazione effettivamente che la macchina dà, è comunque un'emissione contenuta rispetto, se si pensa, non so, ai bolidi americani, i V8 americani. Altra cosa molto interessante è quella che al Nürburgring aveva girato a 8 minuti, che comunque è un tempo per l'epoca di tutto rispetto.
Da 0 a 100 non è ormai una prestazione rilevante per l'epoca dal giorno d'oggi, perché fa comunque 4,6 secondi. Questa con la marmitta modificata si potrebbe dire 4,2, 4,3. E 14 secondi per arrivare a 200 km/h. Stiamo parlando di una macchina in stock. Queste prestazioni, quindi una macchina con auto limitata a 250 all'ora. Questa è un'auto invece che non ha limitatore, arriva a 330 km all'ora con una marmitta super sprint. Altra cosa molto importante è la sospensioni M, che sono una ciliegina, dico testualmente dalla press della BMW, la ciliegina sull'assetto della BMW serie 6. Ha degli avanzati sistemi di assistenza ed è stato adattato alle performance della M6. Lo chassis si distingue da quello dell'M5 per il passo ridotto e il baricentro ancora più basso, con conseguente incremento dell'agilità. Pertanto sia il DNA meccanico sia la taratura dell'assetto qualificano la M6 come vettura completamente originale. Altra cosa importante, il blocco variabile del differenziale M. Questo è un inizio, si può dire, del torque vectoring. Il blocco variabile del differenziale conferisce alla vettura una notevole stabilità di marcia e una trazione ottimale soprattutto all'uscita delle curve. Un'ulteriore prerogativa sta nel fatto che man mano che cresce la differenza fra la velocità delle ruote motrici viene immediatamente generato un crescente momento di blocco. In questo modo la spinta resta sempre conservata. Altra cosa, i freni. Abbiamo dei padelloni da 371 mm su quest'auto anteriormente e simili posteriormente. Questa la permettono di fermarla in 36 metri quando arrivi a 100 km all'ora e pigi il freno, e da 200 km all'ora la frenata è inferiore ai 140 metri. Altra cosa che magari non tutti sanno è la prima vettura col tetto carbonico, la prima vettura di serie col tetto in carbonio. Dopo praticamente l'hanno messa un po' tutte le supercar, addirittura con il telaio in carbonio, questa è in alluminio, comunque sempre abbastanza leggera. La mole comunque è sempre di una macchina di 4,87 m, il passo era più piccolo, più stretto diciamo di quello dell'M5, comunque sempre un passo da 2,76 m, inoltre ha un peso di 1750 kg a vuoto. La potente elettronica nonché l'alimentazione dell'olio regolata in funzione all'accelerazione traversale, tutte cose che sentiamo ora nel mondo dell'ibrido, quando le Formula 1 utilizzano l'olio magari non in maniera consona e in maniera corretta, ma c'era di già la tecnologia nel 2005 ed è stata applicata addirittura a un'auto di serie. Qui abbiamo addirittura, che mi ha impressionato notevolmente, che non sapevo perché non sono un meccanico, che la pressione dell'olio all'interno è di 80 bar. Quindi una pressione incredibile, è per questo che su molte auto dopo i 100.000 km c'è il difetto di perdere le perdite del radiatore d'olio, perché con questa pressione è logico che possa succedere questo. Inoltre abbiamo il fatto che qui la manutenzione dell'olio va fatta ogni 10.000 km per mantenere il motore sano e che gira molto bene. Altra cosa, e l'ultima cosa che mi interessa sottolinearvi, è quella dei monoblocchi. I monoblocchi del motore vengono fusi nel medesimo luogo in cui si fondono quelli per la Formula 1, nella fonderia BMW per leghe leggere di Landshut. Quindi questa macchina ha estremamente una grande affinità col mondo della Formula 1, ha sempre avuto una grande affinità e le prestazioni sono tutte di rispetto. Ma adesso banda alle ciance e andiamolo a provare sulle strade svizzere, naturalmente seguendo i limiti, lo so che andrebbe provata in pista, ma questo abbiamo, e magari sentendo un po' il rombo in qualche galleria. Andiamola a vedere assieme. Bene, siamo alla guida dell'M6. Facciamo un girettino sulle strade della Verzasca,
dalla Val Verzasca, in base al limite naturalmente, e poi comunque la macchina è sempre una macchina da quasi 5 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza, per cui non è una macchina sicuramente che possiamo fare performance su questi tipi di stradine, e anche perché la patente è importante. La mettiamo in sequenziale, così passiamo dai 400 cavalli di base a 500 cavalli, però non è ancora il massimo della potenza, perché schiacciando il tastino M ho 500 cavalli, 507 cavalli di massimo e modalità sport, quindi ho un'erogazione da parte della centralina molto più violenta e molto più immediata. La macchina comunque nelle curve, grazie alle sospensioni M, non è impacciata, non sembra un gigante buono che si muove, no? Attraverso queste stradine strette e anguste. Invece è una macchina dinamica, è una macchina che comunque si sente che ho tanta potenza, e nonostante un motore aspirato comunque ho anche tanta potenza ai bassi regimi. Ho imboccato questa strada anche per vedere un attimino il discorso dell'agilità, sì, ma anche per poter ascoltare il suono delle marmitte Super Sprint, anche perché in Svizzera con questi limiti di velocità estremamente stringenti c'è poco da far vedere. Questa è una macchina che bisogna far gustare in pista, anche se proprio non è un animale da pista, perché comunque il peso è significativo, e quindi è una macchina che ne risente nel giro in pista. A tal proposito abbiamo un M3 450 cavalli in vetro resina, che è molto meglio da provare, ma vi rimando al nostro sito internet con su tutti i nostri pacchetti di guida estrema e racing. Nonostante si è bassi a terra e quindi si è su una macchina sportiva, una gran turismo ma sportiva, non si è impacciati, non si ha soggezione della macchina, le misure sono tutte bene sott'occhio. Il rumore francamente c'è. Lasciamo andare avanti un po'. Altra galleria e altra goduria. Ecco, qui mantenendo i limiti, praticamente il giochino da divertirsi è questo. Abbiamo qua una serie di gallerie, sfruttiamo almeno quelle. La macchina comunque, anche il cambio è molto fluido in manuale. Nel drive è un cambio, si vede ancora un po' vecchio, ma adesso arriva l'altra galleria. Beh, che dire, suona molto bene. Comunque è una macchina che fa divertire, ha una tecnologia da Formula 1 come vi dicevo, e non lo dico io, lo dice BMW, ma è anche una macchina molto comoda per fare i viaggi lunghi. Non ha un consumo esagerato, certo non la si deve spremere, ma per spremere una macchina del genere uno bisogna avere delle belle abilità e secondo comunque andare a delle velocità che al giorno d'oggi sono un po' proibitive sulla strada pubblica.
Bene, per oggi la nostra prova finisce qui, d'altra parte le strade svizzere non permettono di utilizzare quest'auto a pieno e vi ho fatto sentire un po' di sonoro e un po' della Super Marmitta con lo scarico Super Sprint e niente, vi rimando a iscrivervi al nostro canale, se vi è piaciuto il video mettete un like, seguiteci e soprattutto andate a guardare anche il nostro sito internet www.swissnitroracing.com e lì potete trovare tutti i nostri pacchetti guida che facciamo sui migliori circuiti europei con le nostre auto BMW, Ferrari e tutto quello che volete. Alla prossima ragazzi!